Ciao a tutti, allora qui Astenar e questo qua è un nuovo video del Cave Story, episodio 9, esatto, l'episodio 9. Ah sì, mi scuso per l'ultimo video che mi ero dimenticato di togliere il mouse, cioè il mouse nel senso, vabbè, capito, c'era il cursore del mouse. Penso in questo video lo toglierò, e quando. E ora oggi mi rivedete con la Polaris, perché bensì ho continuato il gioco, ho rinunciato. E vabbè, è tutto come prima, solo che non ho la Polaris, cioè non ho la Snake ma ho la Polaris e la palla di fuoco. E va bene, e possiamo andare a continuare la nostra avventura. Ah sì, no, stavo pensando una cosa, scusate. Ogni tanto mi dimentico che sto registrando. Allora, sì, oggi andiamo avanti con la nostra avventura. E ecco, questo è un punto abbastanza difficile. Se vedete, sempre come al solito, sapete la cosa, la machine gun è molto più semplice. E va bene, niente di speciale però. Fuck. Allora, e non posso dirlo neanche in inglese. E qui sarebbe utile tenersi, cioè livellare questo al massimo, perché tra poco ci sarà un boss. Non fate, non ci dovrebbe essere tanta figa a capire che quale dove sarà il nostro nuovo boss, perché appunto ce l'abbiamo quasi sotto gli occhi, diciamo. Diciamo che ce l'abbiamo sotto gli occhi. Infatti ecco che iniziamo a battere boss. Cerchiamo di distruggere tutti questi mostriciattoli. Esatto, il boss era quello quel dormiglione là. Esatto. Questo boss, io potrei dire che è il più difficile che di tutto Cave Story, cioè, perché se non capite cosa dovete fare, è davvero una cosa mostruosa da battere. Cioè ci sono stato tipo un mese su questo boss la prima volta. Ma certo, mo è diventata una cavolata. Ora vedete che anche se l'ho colpito tante volte non ha perso vita, non andare sotto i cingoli che fa male, non ha perso vita. Infatti per ucciderlo, diciamo, vedete, distruggere quelle cose verdi che vedete che sparano. Se non le distruggete lui continuerà ad avere, a rimanere in questa forma, cioè io e non andare neanche sotto i cingoli e a sparare queste cose. Ma cioè, una volta distrutto, ora basterà colpirgli la faccia quando è aperta. Basterà colpirgli la faccia e tutto ok. Esatto, è tutto più semplice. La sua nuova mossa adesso sarà evocare questi pesciolini molto fastidiosi. Ok. E oddio. Guardata però. E così. E continuate così finché non muore. Boom. Mamma mia, magia di quartz, eccolo. Ecco, ogni tanto si fermerà. Certo, è abbastanza difficile distruggere, ucciderlo. Anche io che sono quasi un esperto, dovremmo dire. Meno male, no! Non si ferma più, ecco, si è fermato. E ogni volta che andiamo da una parte all'altra lui girerà, si fermerà. Se veniamo sullo stesso cingolo, lui continuerà ad andare sempre dalla stessa parte. Ci fate caso? Ecco, non andate neanche nelle barriere di forza, che quelle fanno danno. Infatti il suo obiettivo è anche scaraventarvi proprio su queste. Con un attimo. Bene. Comunque, da usare la spada di coso è molto utile. La spada di King è molto utile. Non so perché, non ho mai capito, ma quando muore esce un gatto. Non mi chiedete perché, non lo so. Io la verità non lo so. E quindi, ecco, questo è un punto importante. Uccidi in questa stanza, infatti, qui cascherà il nostro amico. Non mi ricordo come si chiama. Va bene. Allora, se qui avete... Infatti, aspetta.
Vado a recuperare la vita e torno. Ci vediamo dopo. Sì, sono morto. Ok, iniziamo ad avere qualche problema. Ok, brutta storia. No, sono morto e va bene. Ci rivediamo là. No, eccomi tornato dopo la morte, dopo aver fatto un avvenimento biaci, riveli fatti chi da cavo perché non avevo salvato. Sono ora in questo punto, che forse è il punto più difficile, perché se in questo momento avevate la machine gun, potete saltare lì e andare a prendervi, ricurare la vita e i missili che io ho usato perché ho sclerato. In questo momento io salvo per la seconda volta, prendendo altri fail. In questo momento potete fare due cose: o scendere da booster e lui vi darà il booster 0.8, che comunque vi permetterà di volare, di volare per un po' di tempo e saltare appunto lì nel dal coso della vita, e oppure riuscire a fare un salto che vi porti dall'altra parte e appunto vi porti dall'altra parte. Per fare questo salto dovete prendere tutta la rincorsa, correre e sulla linea rossa fare un salto preciso. Se non lo fate, fate come il sottoscritto, cioè morite. Ora io parlerò con Booster, ma nel video, cioè lo parlerò per farvi vedere cosa succede, ma in verità rifarò la parte finché non arriverò dall'altra parte. Oh, che fai tu qui? Ma davvero, quindi Mister ti ha chiuso qui? Ah, magari tutto il meme è per noi, ci vedi? Questi sono le leggi in cielo tramite il potere di un certo organismo, ed io ho recentemente scoperto dove si trova questo labirinto. Questo organismo si trova in qualche parte in questo stesso labirinto. Se venisse distrutto, lui ci sarebbe di galleggiare. Ah, il dottore deve essere proprio di fretta per mandarti nel vero cuore di quest'isola. Porta questo con te. E abbiamo ricevuto il booster 1.8. Questo piccolo apparecchio vi permette di volare. Se premi il pulsante, salta mezz'aria, poi svolazzare per un po'. Apri il mio oggetto di quello giallo. Quando mi sono visto cadere pensavo fosse davvero finita. Eppure sono riuscito a rivederti un'ultima volta. Sembra che la mia fortuna sia comunque finita. Prego per la tua vittoria. E morirà. Esatto. E va bene, così il nostro booster morirà, ma intanto ci ha dato questo. Ci ha dato il booster 1.8. Ma se lo lasciate lì a morire, detto va male. Questo booster, se lo lasciate lì a morire, lui non morirà. E quindi uscirà, riparerà il coso e il teletrasportatore, tornerà al villaggio di Mimiga e lì, o da qualche altra parte, non mi ricordo bene, e lì vi darà un booster più potente e rimarrà pure in vita. Quindi io ora direi resettiamo Cave Story e a dopo. Eccoci qua, sono riuscito a fare il salto, non so se ve lo farò vedere. E va bene, una volta fatto il salto non ho il booster, non sono andato a parlare, ho ricominciato. Ed eccoci qua, attraversiamo una porta e qui che troviamo è la nostra amica Calibrace. Ah, mi stavo giusto chiedendo quando saresti spuntato. Se solo riuscissi a levare di mezzo sto macigno potremmo raggiungere l'uscita. Anche se circola voce che Dio vi sia unito dei mostri, quindi meglio liberarsi a qualunque evenienza. Comunque smuoviamoci, leviamo sta roba di mezzo. Tu prendi quel lato. Pronto, spingi! No. Non si è mosso di un millimetro. Non sono sicuro che noi due siamo abbastanza forti. Usa! Boom. Tu, vedo che siete vivi. Non solo state pur cercando di scappare dal labirinto, non dovreste stare per muore fermi come dei graziosi robottini? Non potete andare contro il mio padrone. E più nemmeno di come posso farlo io, sapete? Va bene allora, tempo di chiudere la questione una volta per tutte. Spero non mi dispiace essere ridotti a pezzettini. Però che qui cercavo la prima roccia nel mezzo, ti dispiace? Pronti, 1, 2, mi avete preso loro? Ma avete sentito qualche parola di quello che ho detto? No, bastardo. Esatto, e partirà la battaglia, oh boss. Questa volta, non vorrei sparare qualche cavolata, ma questa è l'ultima volta che becchiamo Balrog. E come la prima, e come le altre volte, anche questa volta mi toccherà batterlo con la Polaris. Cioè sì, con la Polaris, con la Sparapolaris. Boom.
E direi che questa volta è abbastanza pericoloso. Ok, mi resta solo un'arma. Un'arma di allo. Ecco, ora sono nella cacca. Ho sconfitto Balrog. Va bene, basta un po' provarci. Avete vinto. Vi sposterò al masso, ma ricordate, non dite a nessuno che vi aiutate. Il tuo segreto con noi è al sicuro. Pronti? Via! Ah! Ora ricordate, non dite ad anima viva che vi aiutate, lo giuriamo. E grazie mille, Balrog. Non credo sia veramente cattivo in fondo. E infatti, oltre a quello, ci dà una mano. Avete aperto il schigno e i missili sono stati potenziati. E adesso, oltre a potenziare tutte le armi, dobbiamo ripotenziare i missili. E guardate però, cioè, sono diventati più potenti, il lancio missile è diventato arancione. E basta, cioè, alla fine i missili tolgono molto di più, però, cioè, hanno sempre lo stesso problema. Adesso, direi che adesso andiamo un pochetto avanti. Sì, va bene. E qui la musica è molto bella e graziosa e ci fa ricordare che la storia va avanti e anche molto simpaticamente, direi. Ecco, in questo momento Carly Brace ci darà una mano. Cioè, non sarà ferma lì come un fagocero. Un fagocero a morire. Non farò niente queste con le cose che sto colpendo in aria. Ma bensì ci daranno semplicemente oggetti abbastanza utili. E quindi cioè, se non lo vedo uccidere, non c'è niente. Non posso morire. Se muoio ora sbrocco. Vai Carly Brace. Devo attaccare quello. In questo momento Carly direi che è molto utile. Perché molto più l'arma molto più potente. Ai nemici fa danno veramente. Cioè, vediamo di quegli aiuti di molti giochi che dici ti do una mano eppure non fa niente. Cioè, è un aiuto davvero sostanzioso, direi. Certo, non è che fa tutto lei, però. Ecco. Però cioè, dite a me che sta da soli. Cioè, fa dopo da soli, vorrebbe di benissimo, no? Sì. Sì, magari si fa qualcos'altro. Ora che ha ripreso. Sa fare salti acrobatici, respirare sott'acqua, sa fa tutto. Ex modello robot contro modello nuovo. Guardate. Oh, questi cacchi dai. E voilà, arrivalo tu. Ci rivediamo dopo. E va bene. Eccoci tornati. Ok, direi che ormai l'arma da battere vorrei dire così è senza dubbio la spada di King. Cioè, davvero è una branda come arma. Basta, ormai uso solo questa. Cioè, vedete, quando Carly Brace, però non l'ho detto, entra in acqua. Quando Carly Brace entra in acqua, gli si forma una specie di bollettone. Infatti lei, nel vero qua, lei dentro l'acqua non moriamo. E neanche colpita dagli altri personaggi, quindi... Mori! No. Esatto. Va bene. Non so, questa parte la faccio durare un po' di più. Non vedo. Il prossimo punto di salvataggio non mi ricordo bene dove stia. Boom! Fuck. Vediamo che i missili in questo momento sono diventati molto più veloci. E... beh, basta, cioè. A fine conti per ora sembrano solo più veloci. Comunque in realtà sono diventati anche molto più forti.
è anche più difficile di dare. Cioè, una cosa del genere da solo quello. Boh. È diventato quasi impossibile. Oh, ma... Cioè, diamo una fine? Ok, ok. Va bene così. Boom. Boom. Vale. Ok, possiamo scendere. Da questo momento in poi vi suggerisco di fare prettamente quello che faccio io. Per un motivo che capirete in avanti. Perché? A parte perché sono la vostra guida e quindi, cioè, non seguire quello che dico io. Serve, dico, vabbè, a questo punto fatemelo da solo il gioco. In più, perché in questo momento il gioco diventa molto... diventa abbastanza difficile. E... vai a cagare. Il gioco diventa abbastanza intrigante. Molto bello, normalmente, sempre, però diventa anche molto difficile da risolvere, diciamo, dai. E... va bene. Così è livellato tutto. Ecco. Qui sempre... ma no. Sempre la stessa storia. Se avevate... ecco, Carly, questo, giusto in questo punto, è utilissimo, perché noi questi nemici sotto non li potremmo eliminare. E Carly li elimina a posto nostro. A parte qualcuno che non è... questa parte la taglio. E cioè, diciamo, non è... cioè, non è che è il protagonista, sennò che gioco sarebbe, cioè, diciamo, made by Carly. Serve la stessa cosa, cioè. Qualcosa continuerete a fare, non farà tutto lei. E dai. Niente, non c'è niente da fare. Ormai... mi sono preso. Posso scendere, scendo. Boom. Computerino, prendi il pulsante, lo premi. Bene. E si va giù. No, 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 no. Mamma mia. Ecco qui. Qui se attiviamo il teletrasportatore ci troviamo al negozio del labirinto. In questo momento non possiamo, non scendiamo, perché sennò dovremmo rifare tutto il giro. Quindi non scendete se non c'avete o il booster o la... o un'altra cosa. Questi mostriciattoli qua, oltre ad essere molto carini, funzionano così. Quando il cavo, cioè quello grosso, viene distrutto, i piccolini vi vengono addosso. Quindi se non distruggete i piccolini e quello grosso, i piccolini rimangono fermi là dove sono. Se distruggete quello grosso, se distruggete i piccolini, quello grosso non fa niente. Quindi distruggete prima i piccolini e poi quello grosso. E va bene così. Siamo arrivati alla fine di questa parte, più o meno, praticamente, anzi no, ci siamo arrivati. E infatti... posto oscuro. Siamo ancora in labirinto. Da qui non si passa, dobbiamo continuare a muoverci. Ebbene sì, infatti siamo arrivati alla fine di questa parte. Mi riesce a sentire il rumore dell'acqua da dietro. Se non fosse per la casa probabilmente riuscireste a passare. E va bene sì. Per questa parte è anche tutto. È durata un po' di più, ben due morti da parte mia. Da parte mia. E mi sono costruito, uscirà un po' a rilento, ma va bene così. Grazie a tutti per avermi seguito. E ciao a tutti.